Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata della serie Proviamolo. E oggi proviamo insieme Lords of the Fallen, ragazzi. Questo titolo qua, scusate, ce l'avevo in libreria da veramente molto tempo. Ed è stato, correggetemi se sbaglio, uno dei primi Souls-like. Ora, se seguite il mio canale da un po' sapete che io ho un pessimo rapporto con i Souls e tendo a rifuggire come poche cose al mondo quando ne vedo uno. Però, come dico sempre ragazzi, mai negarsi la possibilità di provare un gioco, ok? Indipendentemente dal genere che sia, eccetera, se ce l'avete, avete la possibilità di provarlo, provatelo sempre. E perciò è questo il motivo per cui mi ributto in un Souls-like da provare, nonostante io sia piuttosto certo che farò uno schifo terribile che non mi ci troverò per niente. Però, ragazzi, mai dire mai. Quindi, vediamo un po'. Sì, mi sono già fatto un giro tra le opzioni. Nuova partita. Sì, nuovo salvataggio. Aspetta, selezione tipo magia. Aspetta. Un forto, un clone immobile attira il nemico, rifugio, stupore, punizione, oppure rissa, preghiera. La forza che ti circonda aumenta la potenza attacca e rimuove i limiti all'energia, terremoto, il tuo alleato più potente. Potente forza alla carica che oltre a infliggere danni può pugnalare e abbattere i nemici. Stoccata, trasferimento, clone immobile, vabbè. Sono più indicativamente orientato verso questo. Non ho la minima idea di che cosa veramente voglia dire, ma... Ah, ok. Andiamo. Allora, selezione equipaggiamento. Va bene, 7 del ladro, 7 del chierico. Equilibrio fa mobilità e difesa, unito a una formidabile arma smussata, uno scudo di alta qualità. L'era un'ottima scelta per ogni campo di battaglia. Sacrificando l'agilità del soldato e tutto è completato, uno scudo e una spada forgiati appositamente. Mi piace più questo, ma potrebbe essere tranquillamente la scelta sbagliata, ragazzi, per come la vedo io. Però, vabbè, andiamo così. Tanto lo stiamo soltanto provando. Non è l'inizio di una run vera e propria, per fortuna. Fallen God, creator and destroyer of worlds, hear my vow. Che figo il martellone gigante! Hear my vow. My vow of defiance. Minchia, ragazzo. I see you've heard me. Keystone, la mano di Dio. Un'epoca diversa e una guerra diversa. Ok. The monastery's ahead. I wonder if it is still safe. Either way, our quest for Antanas nears a conclusion. I hope he's worth all the men we've lost on our way here. Cattivo.
Ah. Beh, non sembrano felici. Allora, se al momento hai bisogno di aiuto devi solo premere B. Combattere contro un rogue era impegnativo. Per imparare le basi avvicinati Marauder tramite RS. Ok, aiuto. E quindi? Che poi che gli devo fare? Prima regola del combattimento è concentrazione. Usa RS per concentrare i sensi e la visuale sull'avversario. Presta attenzione all'effetto sonoro e alle parentesi intorno alla sua salute. Generalmente i guerrieri meno esperti tendono a dimenticare spesso questa strategia. Modo più immediato per non farsi colpire e pagare. Prova a tenere premuta le B per alzare lo scudo. Ok? Il nemico deve seguire le tue stesse regole. Puoi pugnalarlo come il Marauder. È la finestra temporale perfetta per attaccare. Prova a sferrare un colpo veloce con B. Vai. Anche schivare gli attacchi è un'ottima strategia, ma richiede un tempismo perfetto. Inclina il sinistra a destra. Ok. Attacchi pesanti sono uguali a colpi rapidi, ma necessitano di più tempo e infliggono danni maggiori. Ok. Per concatenare un altro attacco pesante con RT, prova. Ok. La seconda regola del combattimento è gestione. La barra arancione, una parte inferiore dello schermo, rappresenta la tua energia. Tienila d'occhio mentre combatti. Anche se si rigenera, viene consumata la maggior parte delle azioni. A proposito, complimenti per la vittoria. Premi A per iniziare la tua avventura. Bene, allora. Adesso questa era super guidata, era tutto fermo, quindi ho vinto. Bene. La prima vittoria, sì. Ma adesso vedete che cosa succede. Io con questo sistema di combattimento proprio non mi ci trovo. Però magari riusciamo a ricavarne qualcosa. Comunque visivamente mi piace, ragazzi, devo dire. Cosa c'è qui? These things keep coming. We fight back, but there are too many of them. It is sickening to see. Oh, una pergamena, ok. Limbs twist and turn in ways they're not supposed to. And their smell. Fire and death creeping up your nose. One of the creatures we were fighting spat on us. The saliva hit my eye. It's locked. Sanguini. You're still losing blood, Caslow. The Rogar got you good. I didn't let you out of prison to worry about me. Non devi morire. You're no use to me if you bleed to death. I will try to spare you the inconvenience of my death. Dove si trova Antanas? The man we're looking for. How will we find him? He's the leader of all humanity. If we find his guards, we'll find him. Sono superstiti? So far I've seen only corpses, no survivors. The Rogar have clearly breached the walls of the monastery. Antanas would have given his life to protect his people. If he is alive, then some of them might have survived too. Ok, come si apre la porta? There must be some way to open this door. A switch, perhaps, or a key. D'accordo, quindi stiamo girando per vedere se c'è qualcosa. Meccanismo, che cos'è questo? Va bene, è quella luce? Magari esplorare i cadaveri, magari qualcuno ha una chiave? Forse tornare qua giù e vedere un po'? Questo aveva qualcosa a proposito? No, pare di no. Di qua non si può uscire, però qua mi sembra ci sia un... Ah, vedi, questo si può rompere. E di qua... Non c'è niente. Ma comunque mi pare di aver trovato qualcosa, tipo frammento di unione con il fantasma, eccetera. Beh, la chiave... Onestamente... Mi viene da pensare che potrebbe essere su un corpo di questi, no? È la prima cosa che ho pensato. Però a quanto pare non è questo il caso. Forse in un forziere nascosto in un angolo che non ho visto? Questa luce continua a girare. Ok.
Questi si spaccano, ma è inutile, vero? Ah, vabbè, però c'è un'altra porta qui. Questa non l'avevo proprio vista all'inizio. Oh, oh. Attenzione, non tutti i nemici sono rogar, ma ognuno di essi ha un suo schema di comportamento. Per esempio, alcuni sono ciechi, quindi non sarà sempre necessario combatterlo. Se il suggerimento sarà meglio non fare rumore. Quindi posso andarmene alla grande? Merda! Ok. Cioè, questo è proprio da stronzi, comunque. Mia. Che bello. Non fare rumore non serve solo evitare i combattimenti, può fornirti un ottimo vantaggio. Per molti combattenti fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Tipo in questo caso qua. Ok, grazie. It is in me, and it is changing me, my skull. The bones are moving, growing. It does not feel like poison in my veins, more like liquid darkness. We have seen with others what happens next. Oh, oh, questi sono due però. Eyesight goes first, then follows sanity. Brother William, Brother Peter and I won't let the disease take us. We will choose death before it chooses us. Vabbè. Più o meno ha funzionato. Oh, qua c'è qualcosa, mi sa. Sì, infatti. Grande. Cos'è questo? Bottiglia vuota, pozione. Ok. Allora, ragazzi, graficamente non è sgradevole, anzi ha un bel colpo d'occhio, però all'atto pratico ci sono un paio di cose che... Aumenti di resistenza al fuoco. Ok. Che simpatico. Se li frecchi con un paio di un attacco pesante. Merda. Vabbè, speravo di beccarlo invece. Non è andata proprio benissimo. The fires on the horizon. They are spreading towards our village. I beg you, be careful. Something evil is happening. I can feel that. You can always seek refuge here in the monastery. Whatever happens, che cos'è sta cosa? Sfide. Ricorda l'ubicazione di questo portale magico e di tutti gli altri. Si apre quando sconfiggi un nemico formidabile. Un portale per ogni nemico. Suggerimento, dall'altra parte c'è una ricompensa, ma a volte non è gratis. Ok, quindi non posso fare niente per adesso. Oh oh. Ciao. Mi ha dato una legnata infinita questo qua. Merda. Quanto detesto il combattimento così lento, madonna. Però vabbè, me la sono più o meno cavata. Ora, per curarmi però, andiamo un po' a vedere. Non... Ah. Tanto possiamo prendere questo. Ah, guarda dove sono finito. Sì, io però la chiave ancora non l'ho trovata. Mi sa che sono finito a esplorare un sacco di roba tranne quella che veramente mi serviva, vero? Ah, ok.
Aspetta però. No, qua ci siamo già stati. È piuttosto di qua che non sono stato io. Oh oh. Eccolo qui. Cantine. Oh, chiave gigante, oggetto di missione, perfetto. E questo si può aprire però? Sembra di no. Allora, di qua si poteva andare di sotto. Oddio, ma non è che sto facendo una minchiata e mi faccio malissimo cadendo da qua? No, pare di no. Found a key. What are you waiting for? Open the door. I could use some help. Here, this might be useful. Cosa? Questo ti tornerà utile. Silenzio. Ah, interessante. E vabbè, è crashato alla stragrande. Quindi, ora rifacciamo questo discorsetto. Ok, apriamo la porta e speriamo che non crashi di nuovo. No, a quanto pare no. Oh oh. Che si sta formando. Minchia. Oh cacchio. Wow. Ok, ok. Bene, già un boss proprio così senza... senza attendere neanche un attimo. Au. Aspetta, senti, proviamo. No, la parata non funziona per un cazzo. No, ma proprio per niente. Non con lui almeno. Ah. Mamma mia, non ho manco preso le distanze, bene. Ci vuole pazienza, dai. Oh, adesso cos'è? Più veloce? Fantastico. Una meraviglia. Merda, ero convinto di schivare. No, ero convinto di averlo schivato pure, di nuovo. Ma perché non... non sono abbastanza veloce io? Devo anticipare leggermente? Oddio, pare di sì. Un pochetto. No, invece no. Bene, è la fine che mi immaginavo per questo genere di cose. Va bene, sentite un po', riproviamoci, va.
Il Lord Custode, il primo Lord dei Rogar. Mamma mia, è troppo lento. Bene, fantastico. Benissimo. Vabbè ragazzi, sentite, allora, è crashato il gioco, sono ripartito, ho lanciato il gioco, stavo per ripartire a registrare, è crashato un'altra volta, io direi che possiamo anche fare basta, d'accordo? Non so dire se sono deluso o meno, secondo me ci sono dei Souls-like migliori. Però il colpo d'occhio ce l'aveva, e ha delle carte da giocarsi, siccome credo che lo troviate per tipo 2 euro su Instant Gaming o siti del genere. Magari, insomma, se vi piacciono i Souls-like e non l'avete ancora giocato, potreste farci un pensierino. Diciamo così, ragazzi. Va bene? Io direi che per oggi è tutto. Vi aspetto nella sezione commenti. Fatemi sapere un pochettino che cosa ne pensate. E grazie mille per aver visto questo video. Noi ci vediamo al prossimo. Mi raccomando, gente, come sempre, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Iscrivetevi anche al secondo canale. Seguitemi su Twitch. Lasciate un like a questo video se vi è piaciuto. E qui sotto in descrizione trovate, come sempre, tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram. Tutti i link per supportare il canale. Il link alla playlist con tutti quanti i video della serie Proviamolo. E anche il link per acquistare il gioco. Se lo acquistate tramite questo link, aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, ragazzi? A presto.